Do per scontato che immigrare illegalmente non è un diritto ma è un reato, così lo è in tutti i paesi del mondo. In Italia poi magari c'è qualche deroga, la traduzione di quell'affermazione lì è che chi non ha il diritto di stare sul nostro paese perché entra in maniera illegale, soggiorna in maniera illegale, deve essere rimpatriato. Don Fabio, noi non abbiamo bisogno di nuova manodopera a basso costo, perché questa è l'operazione dell'immigrazione. Ma questo è il problema serio che voi avete creato. Vanno riaperti i flussi regolari per far arrivare i lavoratori in maniera regolare, altrimenti i lavoratori arrivano in questo modo. Poi però non li sfruttiamo. Ma spiega il 40% di disoccupati giovani italiani che non trovano lavoro e che noi abbiamo bisogno di riaprire i flussi perché dobbiamo portare immigrazione a basso costo a 3 euro all'ora. La richiesta di lavoro è diversa. Allora, svalutando quello che è il lavoro, è esattamente il contrario, va bloccata l'immigrazione clandestina. Io credo che oggi il nostro paese non abbia bisogno di nuova immigrazione, perché ti do una notizia, tutti quelli che dicono che l'immigrazione è una risorsa, l'immigrazione è un costo, perché una percentuale consistente dell'economia prodotta e dei soldi prodotti da chi è immigrato sul nostro territorio viene rimandato nel paese d'origine. Qui non è economia che viene indotta sul territorio. Quindi è esattamente il contrario, l'immigrazione è un costo. L'immigrazione è un costo.